L'agape e il dono dello Spirito Santo. Parla Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Giovanni 17, 20, 26. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo, non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me. Mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Amen. Cari amici, siamo alla conclusione di questo capitolo diciassettesimo. È il terzo giorno che stiamo leggendo Giovanni 17 e vediamo come Gesù conclude, come Gesù esprime questa preghiera sacerdotale in un modo davvero forte, coinvolgente e commovente. Sta pregando il Padre e sta pregando per i suoi apostoli, i suoi discepoli concreti, siamo all'ultima cena. E Gesù dice prego anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Che bello sapere che Gesù, duemila anni fa, in quell'ultima cena, nelle ultime ore della sua vita, ha pregato anche per me ha pregato anche per te. Che bello prendere coscienza che Gesù mi ama e che Gesù ha voluto, duemila anni fa, che io, Luca, fossi un cristiano fondato sulla sua parola. Gesù dice, o oh Padre, ti prego perché tutti siano una sola cosa. Ecco quanto è importante oggi comprendere il messaggio centrale di Gesù, che si chiama, lo vorrei definire con la parola greca, agape, con l'articolo e agape, che significa amore, non quell'amore che noi immediatamente possiamo pensare o immaginare, ma l'agape. Termine greco, al tempo in cui c'è stata la stesura dei Vangeli, molto raramente usato, davvero poco, perché il termine comune era soprattutto filia, anche noi oggi ce l'abbiamo, filantropia, che è più un termine umano, concreto, sociale, l'agape. È qualcosa prettamente di soprannaturale. Ecco perché è difficile esprimere le parole di Gesù in una traduzione italiana con amore. Non rende assolutamente quello che Dio è e quello che Dio ha fatto per noi. Tanto che il versetto 26 dice, O oh Padre, io ho fatto conoscere loro il tuo nome. E lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Quanto forti sono queste parole. E Agape, con il quale mi hai amato, sia in loro, sia in me, sia nella nostra vita. Noi non stiamo parlando, ripeto, in termini materiali, corporali, 3D potremmo dire. Ma qui stiamo parlando a un livello superiore e non è solo spirituale, è divino. L'agape è un'esperienza da fare a livello soprannaturale. L'amore di Dio non è come l'amore di un uomo o di una donna, come l'affetto dei genitori verso i figli o di un amico verso l'altro amico. L'amore di Dio è qualcosa così forte che noi nemmeno possiamo esprimere. Ecco perché ringraziamo il Signore per averci dato questo termine in greco. E l'amore che Gesù ha ricevuto dal Padre è un amore divino. È quell'amore che li univa noi anche teologicamente abbiamo espresso questo amore chiamando lo Spirito Santo. Lui ha detto, questo amore si ha in essi. Lo Spirito Santo è fonte di amore. Riprendo col termine corretto, lo Spirito Santo è la fonte unica e principale dell'agape cristiano. Tutte quelle volte che noi accogliamo le parole di Gesù, il Vangelo, amatevi gli uni e gli altri, come io ho amato voi, amate i vostri nemici. Noi tante volte non lo comprendiamo e diciamo non ci riesco, non ce la faccio. Assolutamente è così, perché stiamo parlando in un modo umano. Il dono della Pentecoste il dono dello Spirito Santo ci apre la mente al primo essenziale carisma, in greco significa dono, che viene a portarci la presenza dello Spirito Santo, che è l'agape, che è quell'amore per il quale Gesù dice, o oh Padre ti prego perché tutti siano una cosa sola. Vedete che questo è l'agape. Essere una cosa sola perché Gesù è in mezzo a noi, perché lo Spirito Santo regna in mezzo a noi, perché noi lo invochiamo, perché noi siamo aperti e disponibili alla sua opera. Ecco fratelli e sorelle quanto è importante tutte quelle volte in cui noi ci lasciamo prendere dai sentimenti, dalle situazioni, dalle difficoltà tutte quelle volte in cui mettiamo il problema al primo posto e diciamo, oh Dio, in realtà tu non sei Dio, perché per me è più importante risolvere quella situazione. Ma Dio dice, lasciami entrare nel tuo cuore, lascia che regni il mio Spirito Santo in te e Lui ci darà l'agape puro per amare gli altri, per unirci con gli altri. Quante volte noi immediatamente poniamo dei freni alla comunione, alla costruzione delle relazioni e diciamo sì, io mi sforzo, io faccio di tutto, però l'altro continua ad essere così. Che cosa ha fatto Gesù sulla croce? Sulla croce non ha detto, oh Padre, non vedo l'ora di venire su nel cielo perché qui ho parlato molto, compiuto tanti segni, prodigi e miracoli, nessuno ha creduto, prendimi, non ce la faccio più, nessuno mi segue. I miei discepoli sono scappati e qui ci sono soltanto i miei accusatori. Lui non ha fatto così. Gesù sulla croce era agape puro, amore puro. Cosa dice? Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Li ha amati, ha dato se stesso per loro. E questo amore, Gesù dice, o oh Padre, ti chiedo che questo amore sia in essi e che anche il mio amore sia in loro. Quindi, dopo aver ascoltato queste parole, cari amici, non abbiamo nessuna giustificazione di fronte alla però abbiamo sì un dovere, un compito per attuare questo amore, invocare lo Spirito Santo. Solo così ameremo come Gesù ci ama. Solo così avremo la capacità di perdonare. Senza l'invocazione e il cammino nello Spirito Santo, il cristiano non è in grado di amare come Gesù. E allora vi invito a pregare insieme a me. Grazie, Signore Gesù per questo tempo grazie per questa tua parola grazie per questo bellissimo capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni che mi insegna ad essere come tu sei ad invocare il tuo spirito di amore nella mia vita ti chiedo l'amore tuo con il quale mi hai amato entri nella mia casa entri nella mia famiglia entri nel mio cuore voglio smettere di pensare in modo umano, materiale e carnale. Aiutami ad aprire i miei occhi e ad amare come ami tu. Ma prima donami una nuova esperienza di te in questa Pentecoste. A te sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi. L'agape è il dono dello Spirito Santo. Così oggi insieme invochiamo lo Spirito Santo e vi attendiamo questa sera qui su YouTube. Se non siete iscritti potete andare sul nostro sito e riceverete il link e anche il materiale, i canti, i brani biblici che pregheremo e invocheremo già con forza lo Spirito Santo per ricevere il suo amore. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao.